Quale miglior video per andare a concludere questo 2023 se non andando a maxare il nuovo brawler leggendario Kit? Abbiamo preso tutti e due gadget, abbiamo preso entrambe le abilità stellari e comunque abbiamo preso anche un paio di equipaggiamenti. Ho un cerottino per il naso, ragazzi, perché non sono raffreddato ma c'ho il naso chiuso, cioè non so come spiegarvelo, però con questo almeno respiro e parlo bene, provo a parlare bene. Fatemi sapere cosa farete per Capodanno questa sera nei commenti. Ci saranno video anche domani per il primo dell'anno, quindi non ve li perdete, anche perché probabilmente, ragazzi, domani uscirà proprio il video in cui andremo a spendere questi 10.900 bling, quindi sono praticamente 11.000. E poi ci saranno i soliti video, anche il 2, beh, tutti i giorni, lo sapete, quindi iscrivetevi al canale se ancora non è fatto. Lasciate appunto un bel mi piace per supportare Brawl Stars, anche perché dopo aver maxato Kit ho visto che l'episodio di Miko in cui ho giocato per un'ora vi è piaciuto un sacco, quindi volevo riproporvelo anche proprio con Kit. Quindi raga, a 3.000 like, a 4.000 like andremo a giocare per un'ora intera con Kit, quindi mi raccomando, sta a voi. Vi ricordo ovviamente anche di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi, ogni settimana scade quindi poi lo dovete reinserire, grazie però di cuore a chi lo farà. Questa volta mi sono portato avanti appunto il brawler, l'ho già maxato, così almeno non abbiamo dovuto fare la solita roba e sto lì maxo. Allora, vi posso dire la verità, non mi fanno impazzire le abilità e gadget dei Kit a leggerli, ora li vado a provare e magari cambio idea, però per esempio scatola di cartone è l'unico interessante fino adesso che ho letto. Si nasconde in una scatola di cartone e diventa invisibile per 5 secondi, ricarica la super il 100% più in fretta da fermo. Ok, questo sembra molto interessante. Poi abbiamo doppio cheeseburger, buono doppio cheeseburger, per carità, magari senza cetriolo, però buono. Cura se stesso e il brawler alleato che lo trasporta del 40%, che per carità, buono, non mi sembra proprio quella roba devastante, però forse è interessante con un team, ovviamente quando giocate insieme a qualche amico e vi organizzate, tra virgolette, e giocate coordinati. Altrimenti se giocate molto da soli... Invece per quanto riguarda le abilità stellari mi fanno proprio schifo tutte e due, ve lo dico. Fame al cubo, Kit ottiene 200% in più di forza da ogni cubo di energia raccolto, quindi praticamente è utile solo in sopravvivenza. Dominate un po', oggi lo proveremo ovviamente anche in sopravvivenza. Attaccamento morboso, Kit rimane attaccato ai brawler alleati per 5 secondi in più. Buono, perché quando rimane attaccato ai brawler alleati, li cura, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che questo, in combo col doppio cheeseburger, può essere interessante. Quindi per adesso proveremo così il brawler in foot brawl. Sì, ci può stare, why not, assolutamente. Anzi, magari ce la possiamo provare qui nella sfida. Proviamoci qui la sfida, vediamo un po'. E poi dopo andiamo in sopravvivenza invece a provare l'altro gadget e l'altra abilità stellare. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Lo abbiamo maxato, raga, quindi è proprio tutta un'altra storia rispetto all'altro giorno, perché abbiamo fatto il video anche semplicemente in cui l'ho sbloccato e basta. Andiamo ad evitare un po' di colpi. Ok, diciamo che ci abbiamo preso comunque le pizze, nel senso che non ha tanta vita, quindi va utilizzato veramente con calma. Cioè io ho preso, sono partito, non dovevo assolutamente giocarla così. Diciamo poi anche che il Brock avversario, raga, se la cava, eh. Il Brock avversario se la cava, però raga, vedete che una volta avete utilizzato la ulti, se c'è pure il compagno di quello a cui vi siete attaccati, diventa abbastanza complicato. Ha la ulti comunque che si carica da solo, stile... Ah no, aspetta, stile Edgar. Madre mia, raga. Ok, vabbè, mi sono agganciato al Colt. Dovete spammare, raga, il colpo. Quando vi aggrappate dovete spammare di brutto. Non sono riuscito ad utilizzare la ulti perché volevo provarla e utilizzare il doppio cheeseburger. Però, raga, i nostri avversari sono veramente bravi. Non sono male i nostri compagni, eh. Però i nostri avversari, soprattutto il Mr. P e il Brock, sono veramente bravi. Ok, Stu, va bene. No, ma io mi volevo aggrappare allo Stu. Mamma mia, raga, però comunque tre colpi di Brock e sei fuori, eh. Tre colpi di Brock e sei morto. Cioè, praticamente in uno contro uno, che essendo un tank dovrei dominare, mi batte il Brock, raga. Che gadget che ha usato. Ma anche Mr. P mi devasta, raga. E io ovviamente, come al solito, utilizzo l'equipaggiamento della difesa, quindi dovrebbe avere anche la difesa extra. Vedete, no? Che c'ho lo scudo accanto alla salute. Boh, non lo so. Veramente poca vita. Veramente, veramente poca vita. Immagino che diventi devastante nel momento in cui magari gli aggiungi un po' di vita, però... Allora, usiamo il gadget. Perfetto, ci possiamo anche staccare. Beh, allora, la cura è stata importante, quindi immagino che quello che stavo dicendo verso inizio video sia vero. Cioè che comunque sono abilità che utilizzate con un team organizzato,
coeso, tra virgolette, e che potete effettivamente star lì a fare delle giocate coordinate, può avere senso con questi gadget e abilità stellare. Però mi aspettavo qualcosa di più, ecco, diciamo così. Poi in realtà magari è rotto come brawler, eh? Sono io che non riesco ad utilizzarlo. Ma magari, no, aspettate, magari è anche rotto come brawler, ma di sicuro non giocato da solo. O meglio, non con i compagni, cioè non senza compagni. Che vabbè, era un po' quello che sto dicendo. Ma dammi sta palla! Ma dammi sta palla! Ma sei proprio, guarda veramente, eh? Ma sei proprio, guarda veramente. Cioè, si chiama anche Vini Solos. Non so se in dedica a Vinicius, il giocatore del Real Madrid. Ma diciamo che manco su football, quindi manco con le mani giochi a pallone, sinceramente. Comunque, il migliore in campo è stato il Brock, ragazzi. Stramega meritato. Buon brawler, in realtà. Buon brawler. Lo vorrei vedere meglio, magari con dei team organizzati. Sicuramente può fare molto di più la differenza. Però a questo punto lo andiamo a provare in sopravvivenza in solo, che è a dir poco interessante come cosa. Il fatto di cambiargli l'abilità stellare, metterla quest'altra anche qui che diventa invisibile. Vediamo come funziona. Anche perché in realtà, raga, io non mi sono spoilerato nulla, quindi non ho visto niente, raga. Cioè, l'ho provato ai tempi in anteprima il brawler, ragazzi, ma poi di fatto non mi sono messo lì troppo a spulciare il tutto. Ok, quindi io adesso dovrei guadagnare molto di più a livello di potenza, in termini anche di potenziamenti, eccetera. Ok. Ok, comunque è molto utile il fatto che può jumpare, sia per scappare che comunque per andare a pushare, ma soprattutto per scappare. Ah, diventa invisibile. Ma vuol dire quindi quando sto così gli altri non mi vedono? Teoricamente. Teoricamente. Tra l'altro, se rimango fermo guadagno ancora più vita, da quello che ho letto. Ok, andiamo a togliere un po' di vita, gli andiamo a spammare il colpo. Vabbè, diciamo ovviamente queste qui sono le classiche lobby, quelle a poche coppe. E tra l'altro ho anche rischiato di morire, eh. Diciamo anche che ho quasi rischiato di morire, però va bene. Ricarica la super, ragazzi, non la vita. Ricarica la super il 100% più in fretta da fermo, quindi rimanendo fermo si carica di più. Ok, un po' come per esempio il gadget di Edgar, solo che Edgar è velocissimo anche se ti muovi. Qui invece magari se stai fermo va molto più veloce. Ci vogliamo provare a fare un'altra partita in questa modalità, sempre in football. Cioè in modalità, scusate, in questo torneo, va bene. Vediamo un pochettino che cosa ne esce fuori, attenzione. Ok, loro non hanno un brutto team, ma in realtà neanche noi se ce la giochiamo bene. Se l'8-bit ci spamma torrette... Allora loro c'hanno il Byron che stava fermo. Ok. Ok, ok, va bene, va bene. Qua ci stava e ci sono morto perché comunque mi hanno sparato in due brawler. Però comunque uno gliel'ho buttato giù e l'altro gliel'ho messo praticamente one shot. Raga, mi sa che... Eh sì, stavo per dire, Leon se li è bombati di brutto. Ah, togliamogli la palla. Il Leon poi ci devasta, Diciamo che poi ci devasta il Leon. Ecco, quindi è un po' particolare la situazione, è un po' tanto particolare. Questi c'hanno tutti l'overdrive però praticamente. Questi hanno tutti l'overdrive, ragazzi. Madonna mia, comunque muore subito, regà, eh. Vabbè che gli sono andato di nuovo addosso così, in maniera abbastanza coraggiosa, se vogliamo, però... Ok, va bene. Oh, quella torretta... Facciamo fuori quella torretta, per favore, che ha rotto un po' le scatole. Ok, l'ha rigiocata direttamente. Ok. È buono perché da quello che ho capito gli togli la palla comunque quando lo prendi con la ulti. E non vi fate ittare che c'ha l'overdrive, mannaggia la miseria. Non vi fate ittare. Comunque è buono, raga, perché quando gli vai così addosso... Tipo Leon in questo momento si è impanicato e ha iniziato a sprecare un sacco di colpi. Perché ti viene, raga, di sprecare colpi, banalmente. Cioè, non è che non ti viene, eh. Oh mio Dio. Allora, io intanto vado a rifermare il Byron. Vedete, pure la Jessie in questo caso mi ha sparato dei colpi totalmente inutili.
Io, regà, mi vado a fare praticamente così Leon. Ma regà, sapete che... Allora, in realtà è molto forte, eh? Utilizzato bene, ragazzi, è veramente, veramente forte. Vedete, se io mi fermo, la ulti se la carica molto rapidamente, però ovviamente mi hittano, cioè... Sono invisibile, ma non immortale. Chiaramente. Mamma mia, ragazzi, che tiro a incrociare! Questo è Vinicius, altro che quello di prima, mannaggia la miseria. Vai, vai, aggrappamosi a Leon, che è da prima che sta a rosicà. Bella, bella vittoria, ragazzi. Bella, bella vittoria. No, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Che però ho già letto che qualcuno dice, no, ma è devastante, no, G è fortissimo. Sì, è forte, è un brawler molto interessante, soprattutto, mi dicevo prima, anche con le altre abilità, nel momento in cui va utilizzato con delle squadre, quando vi organizzate, eccetera, eccetera. Però non mi sembra neanche così rotto, proprio. Poi magari in competitivo o coi giocatori forti forti lo è, non lo so. Quindi, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto cosa farete questa sera. Vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato in un shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Lasciando un bel mi piace, per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale, il prossimo anno praticamente. Ciao ragazzuoli!